Lui è Google Nest Hub, un nuovo smart speaker con appiccicato un display di cui vi parlerò tra poco, ma voglio cogliere anche l'occasione per fare un po' il punto della situazione su questo genere di prodotti. Lui come Google Home, Google Home Mini, i vari Echo con Amazon Alexa. Il punto della situazione è circa un annetto di distanza da quando è scoppiata un po' questa moda, questa voglia di avere uno smart speaker con l'assistente personale in casa. Li usate? Non li usate? Scommetto che qualcuno di voi li ha già provati e magari li ha già regalati a qualcuno, li ha messi nel cassetto, altri invece magari li stanno utilizzando con soddisfazione. Voglio sentire la vostra e vi dirò anche quali sono le problematiche che ho incontrato negli ultimi mesi, diciamo in questo lungo periodo, e perché questi smart speaker ancora non sono diventati miei amici. Ma che cos'è Nest Hub? Fa parte appunto degli smart speaker come gli altri che vi ho nominato. Sostanzialmente vedetelo così, quindi come uno speaker con in più un display che permette di fare qualcosa in più e soprattutto di vedere alcune cose, ma ci arriviamo. Come sempre per questi prodotti di Google il design è curato, personalmente lo trovo molto carino, con le giuste dimensioni per non essere troppo grande né troppo piccolo. La parte posteriore è coperta dal tessuto, disponibile in due colorazioni, grigio chiaro e grigio scuro, è lo stesso degli altri Google Home, mentre sotto in gomma per non scivolare. Parte posteriore con tasto per silenziare il microfono e bilanciere del volume. Anteriormente la fa da padrone un bel display da 7 pollici con risoluzione 1024x600 pixel, un po' meno che HD, ma vi assicuro che la prima cosa che penserete appena lo accenderete è che sia proprio di grande qualità e quella del display mi ha davvero stupito, così come la sua luminosità. In alto ci sono due microfoni e un sensore di luminosità e spettro cromatico che regola automaticamente quindi l'illuminazione e la temperatura del bianco in base alle condizioni ambientali. L'altra faccia della medaglia, nel vero senso della parola, perché è dietro, è lo speaker posteriore che invece sorprende ma in negativo. Poco meglio che un Google Home Mini, potente come volume ma la qualità è scarsa. Personalmente vi consiglio di non prenderlo per ascoltare la musica, piuttosto virate su un Google Home Standard che è decisamente meglio. Per chiudere le specifiche, c'è il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi AC, mentre l'alimentatore è da 15 watt. A cosa serve? Tendenzialmente fa tutto ciò che fa Google Home, quindi ha Google Assistant integrato, permette di controllare i dispositivi, riprodurre musica, rispondere alle domande, nulla di nuovo, diciamo, rispetto a quello che già conosciamo. E che già conosciamo per modo di dire, se qualcuno di voi non ha mai provato uno smart speaker di Google o di Alexa, vi lascio in descrizione due video in cui vi ho mostrato più o meno che cosa sanno fare, fin dove possono arrivare e anche le differenze tra il sistema di Google e il sistema di Amazon, quindi Google Assistant e Amazon Alexa. Trovate tutto in descrizione. Dove sono però le differenze con uno smart speaker vero e proprio? Questa è la parte più importante e per cui secondo me il Nest Hub rappresenta il miglior device per entrare nel mondo degli speaker e della domotica. A parte tutto ciò che può fare quindi un normale Google Home, lui ha lo schermo e lo sfrutta in due contesti. Il primo è quello più immediato da immaginare, ovvero mostra visivamente ciò che dice, quindi previsioni meteo, risposte alle ricerche, il timer, il cronometro, la lista della spesa, le copertine degli album in riproduzione, la to-do list e anche alcune specificità legate alle funzioni come le ricette di Giallo Zafferano, passaggio per passaggio. Poi ha la Chromecast integrata, quindi potrete anche utilizzarlo per trasmettergli sopra quello che vedete sul telefono, YouTube, musica, RaiPlay e tutto il resto, tranne che Netflix, che ancora non è compatibile. Questo fa una grande differenza perché avere il display lo rende immediatamente più user-friendly, nel senso che a volte comunicare con gli smart speaker non ci fa rendere bene conto di quello che stiano facendo, se abbiano recepito oppure no, di tutto quello che sono le loro potenzialità. Mentre con un display abbiamo un'interazione che è molto più familiare, qualcosa a cui siamo già abituati e vi dà degli input visivi che sono molto importanti e completano un po' questo senso di interazione con una persona, tra virgolette, normale, che possiamo avere con uno smart speaker. Quindi se è la prima volta che dovete entrare nel mondo della domotica degli smart speaker potrebbe essere una soluzione per entrarci in maniera soft ed essere subito più convinti rispetto alla stessa cosa però fatta con un semplice speaker. Il secondo ambito in cui viene sfruttato Nest Hub è quello come centro di controllo e non a caso si chiama proprio Hub. Infatti, tramite il touchscreen potete controllare i dispositivi di domotica, termostato, luci, prese, eccetera.
Ma non tutti purtroppo, solo alcuni sono compatibili anche con i controlli touch, diversamente dovrete utilizzarli con i comandi vocali normali. Potrete anche vedere lo streaming di una cam di sicurezza, oppure il citofono di Nest. Volendo si può usare anche per le videochiamate su Google Duo, ma solo audio e video del chiamante, visto che non ha una fotocamera, il che è una mancanza veramente stupida secondo me. Un bel aggeggino quindi, costa 129€, che non è tantissimo considerato il prodotto, che è comunque di buona qualità, e tanto se deve essere più che altro uno sfizio per capire come funziona questo mondo degli smart speaker. A quel punto magari un Google Home Mini ci sta meglio, perché con 20€ ve lo portate a casa e se rimanete delusi, vabbè. Diciamo che lui può essere utilizzato sia per chi entra nel mondo della domotica, ma già con un piccolo background di esperienza, che vuol dire entro nel mondo della domotica per capire bene come funziona, ma voglio seriamente prenderla, diciamo, in considerazione per la mia casa, oppure per qualcuno che è già esperto e lo vuole prendere come centro di controllo, perché effettivamente avere il display in alcune situazioni può essere meglio che dover dare i comandi che ogni tanto non vengono recepiti, eccetera. Col display è tutto più chiaro. Questo è, sinceramente penso sia un bel prodotto, non so se me lo comprerei proprio per le motivazioni che vi dirò adesso. Allora, in un anno di utilizzo costante di Google Home più tanti altri dispositivi smart in casa, ho riscontrato una serie di problemi che non me l'hanno fatti amare più di tanto. Il primo è che ho 30 anni, non ho una stabilità definitiva per quanto riguarda la mia abitazione, quindi spostandomi non vale la pena investire troppo tempo, energie e soldi per rendere la mia casa domotica, visto che la mia permanenza non sarà particolarmente prolungata, e immagino che anche altri si possano trovare nella mia stessa situazione. Se siete in affitto, poi è un po' complesso, perché circondarsi di dispositivi smart che devono essere perfettamente calibrati sulla propria abitazione e poi spostarsi, beh, renderebbe tutto assolutamente vano, uno spreco. Se invece si ha una casa di proprietà, convertire tanti elementi dal non smart allo smart ha un costo veramente notevole. L'ideale sarebbe una casa nuova da pensare, progettare già con l'idea di essere completamente smart, di essere completamente dotata di domotica. Però capisco bene che non capita spesso di trovare una casa nuova da poter progettare in maniera domotica. In ogni caso, i dispositivi domotici per il momento hanno un costo parecchio alto rispetto al corrispettivo non smart, anche due o tre volte in più, quindi sicuramente dal punto di vista economico è un investimento non di poco conto. Questi sono i primi aspetti forse più obiettivi, più pratici della cosa, però non devono essere necessariamente validi per tutti. Ci sono ancora altre due cose. La prima è che in casa bisogna essere tutti d'accordo, e non è facile. Mi è capitato di comprare un dispositivo smart, utilizzarlo un po' e poi andare comunque a creare delle discussioni in casa, perché io lo utilizzavo in un certo modo, gli altri che erano in casa con me no, e quindi ovviamente i dispositivi smart, se non vengono sfruttati ad esempio con i comandi vocali oppure con degli interruttori smart ma con altri modi, poi perdono di senso, perché ad esempio immaginate una lampadina, se qualcuno che passa dopo di voi schiaccia l'interruttore, poi potete dare tutti i comandi vocali che volete, ma a quella non arriva energia, quindi insomma viene vanificato tutto la sua funzione intelligente. Quindi già questo è un aspetto da tenere bene a mente. E poi c'è un altro aspetto, ovvero che in un anno non sono riuscito ad entrare veramente in confidenza con la tecnologia. Io mi considero un power user sia di computer sia di smartphone, nel senso che conosco molto bene lo strumento, la macchina, quali sono le sue potenzialità, e cerco di sfruttarle al 100%, di informarmi, no? Di smanettare. Mentre per questi smart speaker alla fine mi rendo conto che anche io non so fino in fondo che cosa possono fare, un po' per il loro funzionamento non proprio immediato, mi vengono in mente i comandi vocali che ancora, se vengono detti in una certa maniera, vengono recepiti, ma con le parole diverse, ma lo stesso significato, Google Home non capisce, questo mi crea un po' di problema. Poi vengono aggiunte tante nuove funzioni, ma non ho mai avuto la voglia di mettermi lì e scoprire quali sono le nuove funzionalità, di tenermi aggiornato, eccetera, eccetera. La considero come una cosa veramente un po' impegnativa a livello di sbattimento. Quindi la sensazione è che per divertirsi e sfruttare veramente al 100% questi dispositivi smart
Bisogna da una parte investire in termini economici e di tempo, e non sempre è possibile per il discorso della casa, e dall'altra essere particolarmente nerd o tech addicted, cosa che io sono, ma forse non è abbastanza, perché preferisco mettermi a smanettare col computer, col telefono e altre cose, ma non stare lì con gli smart speaker che poi alla fine utilizzo poco. Comunque, questa è la mia idea, sono sicuro che voi ne avrete delle altre esperienze. Se avete voglia scrivetele qua sotto nei commenti, magari possiamo poi raccogliere tutte e fare un articolo sul nostro sito in cui facciamo un po' il punto della situazione, quindi lascio veramente la parola a voi. Nel frattempo, se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, iscrivetevi al nostro canale, magari condividetelo anche. Io sono Matteo e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!